Amici dei grandi vini, bentrovati. Sono qui con Davide Frascari nello stand dell'Emilia Romagna Vinita 2024. Lui è il presidente dell'Enoteca regionale Emilia Romagna. Ve lo ricorderete, ci siamo già visti e conosciuti l'anno scorso. Quest'anno, Davide, ti ridò il benvenuto. Bentrovato. Grazie, grazie a voi. Siamo al 56esimo Vinitaly, aperto ieri una giornata molto importante, presenze notevoli. Oggi la giornata è soprattutto dedicata alla ristorazione, perché lunedì di solito sono molti ristoratori e quindi l'affluenza è importante, c'è una conferma importante del numero dei visitatori. Allora, l'Emilia Romagna è una regione estremamente ampia, variegata e diversificata, con un enorme numero di denominazioni. Facciamo una panoramica generale per i nostri amici che ci seguono. Sì, la nostra regione conta oltre 50.000 ettari di superficie vitata che si distribuisce su tutto il territorio regionale e grazie a questa diversificazione proprio del nostro territorio abbiamo anche un'ampia gamma di prodotti, di varietà di vini offerti. Andiamo dai vini rossi ai vini bianchi, ai vini fermi, ai vini frizzanti, gli autoctoni importanti. In questo momento in particolar modo c'è una grande tendenza verso il vino bianco e noi abbiamo diversi bianchi importanti partendo dall'area centrale della regione con il Pignoletto, poi nell'area della Romagna con l'Albana, che è un autoctono che ultimamente è stato riscoperto parecchio, la Spergola nel territorio reggiano, un ottimo metodo classico, per arrivare poi nel Piacentino con le Malvasie aromatiche. Molto bene. Allora, se dico tramonto di vino, sto parlando di una manifestazione itinerante che ha come tema l'abbinamento vino-cibo e che partirà il prossimo giugno per terminare a settembre. E allora vorrei che è stata presentata proprio oggi, fra l'altro questa mattina, quindi vorrei due parole su questo. Sì, stamattina abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione insieme all'assessore regionale e c'è la 19esima edizione, quindi è già maggiorenne da un anno. È un evento importante che tocca il territorio, faremo queste edizioni nelle piazze dei vari paesi che tocchiamo e il tema fondamentale è l'abbinamento fra il cibo e il vino della nostra regione. Regione che è la seconda e la terza produttrice in Italia per volumi, ma la seconda per valore del vino prodotto. Questo sta a significare che il livello qualitativo della nostra regione è superiore rispetto alla media nazionale. Davide, in cosa consistono le vostre missioni internazionali? E diciamo che come Enoteca abbiamo partecipato insieme alla regione a diverse missioni internazionali. Quest'anno riconfermeremo la presenza al Fancy Food a New York, evento molto importante, e l'anno scorso siamo reduci dall'evento in Giappone, quindi Tokyo, Osaka, dove è stato portato l'abbinamento dei vini della nostra regione insieme ai prodotti agroalimentari. Allora, si parla tanto di sostenibilità e anche voi dite la vostra. Sostenibilità che si può declinare sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista sociale. Quindi voi come vi posizionate in questo senso? Sì, sono tre i pilastri della sostenibilità, è un tema che quest'anno è particolarmente sentito, anche perché il consumatore è molto attento al tema della sostenibilità. La sostenibilità ambientale ormai è un'esigenza, una richiesta a prescindere, quindi il consumatore lo esige e lo dà per scontato. Gli altri due pilastri della sostenibilità, che sono quella sociale e quella economica, noi ci troviamo in una regione dove la cooperazione la fa da padrone, quindi il tema della sostenibilità economica è scontato perché la cooperazione prevede un'equa distribuzione del reddito all'interno della filiera. La sostenibilità sociale invece è legata al rispetto delle norme, delle condizioni di lavoro e credo che quello faccia parte del DNA della nostra regione. Molto bene, allora Davide Frascari, sei stato più che esaustivo, io a questo punto ti lascio alle attività che ti vedranno protagonista insomma oggi e nei prossimi due giorni. E amici dei grandi vini, un saluto a Davide Frascari, auguro ancora un buon Vinitaly e un buon lavoro. Grazie a voi.